Dopo l'internazionale di Carrara e prima dei due giorni di sabato e domenica con il gran premio città di Empoli e quello di Montelupo Fiorentino, a meno di un mese dal giro d'Italia, appuntamento di prestigio per gli Under 23. Presente lo stesso commissario tecnico della nazionale Marino Amadori. Un cordiale saluto da Cicogna, piccola frazione nel comune di Terranova Bracciolini, siamo in provincia di Arezzo per questo appuntamento primaverile, che comunque si svolge quest'anno in una giornata eh, di stampo autunnale sta piovendo al momento in cui gli atleti lasciano la località di Cicogna per la partenza ufficiosa prima di raggiungere il chilometro zero al via 124 atleti 24 le formazioni un numero forse al di sotto delle attese eh, degli organizzatori che sono l'Unione Sportiva Fracor l'Associazione Sportiva Cicogna e segnatamente il direttore organizzativo Marco Borgogni, ma soprattutto per questa gara c'è come sempre la qualità. Infatti a abbiamo recenti protagonisti, ad iniziare da Andrea Bagioli, il vincitore di Toscana Terre di Ciclismo L'Eroica, poi anche Covi, lo ricordiamo perché è il numero uno quale vincitore lo scorso anno di questa gara e poi grande protagonista nei giorni scorsi in Spagna. Ci sono anche due vincitori di domenica, Samuele Battistella, primo a Varignana nella provincia di Bologna e Gregorio Ferri che si è aggiudicato il Gran Premio in del marmo a Marina di Carrara. Quest'anno la novità tecnica è il percorso, infatti oltre ai tradizionali giri di un circuito di 16 km che comprende lo strappo impegnativo di Ascione o Valcello come lo chiamano qui gli sportivi della zona lungo circa 800 metri, la gara propone la salita difficile e impegnativa di Casamona, poi una insidiosa discesa, prima di tornare poi a Cicogna per la conclusione dopo circa 160 km ed avere nuovamente eh, superato lo strappo di Valcello Ascione a meno di un chilometro dalla conclusione. Naturalmente, grande impegno da parte degli organizzatori. Questa è la 68 Coppa Cicogna. E viene da lontano questa gara perché è la prima edizione nel 1920, e tra i suoi illustri protagonisti e vincitori ricordiamo tra gli altri Bini, Alfredo Martini, Bui, Poggiali, Trapè, Gatta, Parsani, Luddi, Podenzana, Fagnini, Casartelli, che vinse nel 1992, l'anno in cui poi si impose anche nelle Olimpiadi. Di, eh, di Barcellona. Poi ricordiamo anche a Gianlo Ricò Battaglin, recente e grande protagonista in questo avvio di Giro d'Italia che è in corso di svolgimento. Poi Zordan Berlato Salvador l'anno scorso il successo di Covi. C'è da ricordare anche che l'ultima vittoria di un atleta toscano risale al 1997. Quindi sono 21 anni che un toscano non vince, l'ultimo eh, fu il grossetano Gianni Gobbini. Subito interessante sotto la pioggia questa 68 Coppa Cicogna, Gran Premio Ristorante Pinrose riservato agli Under 23, in quanto già nel corso del secondo giro degli otto previsti, di 16 km ciascuno, erano alcuni degli atleti più attesi e favoriti a dar vita ad una fuga. Al chilometro 24 si portavano infatti al comando Davide Bais della Sacling Team Friuli, Samuele Zoccarato della General Storbottoli, Edoardo Faresin della Zalf. Euromobil che erano raggiunti all'inizio del terzo giro dopo 35 km da Biriel Rasmus Iversen della General Store 6 vittorie in 40 giorni l'ultima sabato nella cronometro di Baccaiano di Montespertoli in provincia di Firenze e da Cristian Scaroni della Petroli Firenze Opla Maserati, altro grande protagonista in questa prima parte della stagione e terzo domenica nell'internazionale a Marina di Carrara. Siamo Ora con le immagini al 45 chilometro, e la corsa sta tornando nuovamente per il passaggio. Il terzo dal traguardo di Cicogna, eh, con i protagonisti eh, dell'azione di cui abbiamo appunto ricordato i nomi: in 5 Zoccarato, numero 64, Faresin con il 144, Bais, Davide con il 39, Iversen con il 67, Scaroni con il 107. Questi sono i cinque. 5... Atleti alle spalle l'ultima segnalazione eh, dava da gruppo con un ritardo di una cinquantina di secondi dal gruppo è uscito Orlandi della Sackling Team Friuli. Faremo un po' il punto della situazione eh, nella zona del traguardo. Intanto è stato ultimato per la terza volta eh, il muro di Valcello o Ascione eh, con Faresin che sta facendo in questo momento l'andatura. Ora eh, si porta invece in testa Ivers. Ricordo... Ricordiamo due gli atleti della genera Storbottoli presenti in questo quintetto, Zoccarato e Iversen, mentre ricordiamo ancora che al seguito Marino Amadori, il tecnico azzurro, eh, a seguire da vicino le fasi di questa gara, gara che al momento della partenza ha visto la presenza anche del primo cittadino di Terranova Bracciolini, Sergio Chienni, del vice sindaco Mauro Di Ponte, presente anche Rossano Carsughi, presidente della eh, Proloco. Di Terranova Bracciolini e, e naturalmente Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale Toscana, ed il consigliere Maurizio Marchesini. Vediamo ancora eh, questa fase che ci mostra proprio il passaggio da dove la corsa si concluderà dopo 160 km. Faresin ancora molto attivo, poi Iversen che si porta in questo momento a fare l'andatura, Bais in seconda eh, posizione e in ultima eccolo qua Cristian Scaroni davvero bravissimo. In questo avvio di stagione due le vittorie ma tanti i piazzamenti per la fretta guidato da Orlando Maini. Dunque questo è il quintetto, vantaggio che rimane sempre attorno ai 50 secondi nei confronti del gruppo, continua a piovere anche se con minore intensità quando siamo ormai attorno al 50 km, ancora 5 giri di questo anello di 16 km, poi i corridori raggiungeranno la zona di Faeto e di Casamona per affrontare una salita che altre volte è stata percorsa dai dilettanti. Impegnativa e soprattutto anche insidiosa la discesa, soprattutto se l'asfalto sarà ancora vicido. Chiede il cambio Iversen, vediamo in questo momento Faresin che è stato promotore del tentativo di fuga assieme a Bais e Zoccarato. Poi questo rientro importante e significativo per il successo del tentativo in quanto sono rientrati Iversen e Scaroli E questo è Orlandi della Sacling Team Friuli. Eh, lo vedete in questo momento contrassegnato con il numero 41, l'atleta della formazione Friulana ha un ritardo attualmente di 27 secondi dal quintetto al comando, quindi sta cercando di rientrare e magari andare a fare compagnia al suo consocio eh, di Abais vale che si trova a, nel quintetto in testa. Andiamo a dare un'occhiata anche alle spalle di Orlandi e troviamo un primo gruppetto eh, forte di una dozzina di atleti. In ritardo il ritardo è di 44 secondi per questo gruppetto, ma subito dietro sta arrivando anche il gruppo, praticamente quello più numeroso. Anche se dobbiamo segnalare che dopo 50 chilometri sono davvero tanti già i ritiri in questa 68esima Coppa Cicogna. Infatti, già una quarantina di atleti hanno abbandonato. La gara si corre in questa località in occasione anche della 35esima sagra delle Fragole con Panna, un appuntamento che ha previsto nei giorni scorsi tanti appuntamenti, tante iniziative, tante manifestazioni, questa è l'ultima in campo sportivo che l'associazione locale ha voluto organizzare grazie a Gilberto Borgogni che per tanti anni è stato il direttore organizzativo di questa manifestazione, ora ha preso il suo testimone il figlio Marco che continua con successo a proporre questa competizione che anche quest'anno, dal punto di vista della qualità, veramente ha fatto il pieno. Dunque, questa è la situazione quando siamo al cinquantesimo chilometro. Nel corso del quarto giro cambiava la situazione, alle spalle infatti Orlandi, l'atleta della Sackling e Team Friuli, era eh, capace di rientrare sui cinque al comando e quindi si formava un sestetto. Infatti Orlandi raggiungeva Zoccarato, Faresin, il suo compagno di squadra Davide Bais, Iversen e Scaruni. Avete visto nelle immagini iniziali anche Renzo Maltinti presente alla competizione a seguire la propria formazione allora ricordiamo ancora sabato prossimo il Gran Premio Città di Empoli riservato agli Under 23, poi domenica l'appuntamento di Montelupo Fiorentino. Sei atleti al comando, ora queste immagini si riferiscono eh, al chilometro 70 di gara, siamo nel corso del quinto giro, la zona è quella di Bivio Casalini, il vantaggio nei confronti del gruppo è salito fino ad un minuto e dieci ma eh, da qualche chilometro il Team Colpa che è rimasto eh, fuori. Dalla fuga è stato tagliato fuori da questo tentativo. Sta dandosi un grande affare alle spalle. D'altra parte ci sono atleti di spicco nella formazione guidata da Antonio Bevilacqua. Infatti, oltre a Covi, anche ricordiamo Romano e Bagioli. E quindi il vantaggio torna a diminuire per quanto riguarda i sei atleti al comando della gara. Comunque, una corsa sempre interessante, questa 68esima Coppa Cicogna sulle strade del Valdarno in provincia di Arezzo, con protagonisti subito alla ribalta fin dai primi chilometri. E quindi, gara che sicuramente promette anche una seconda parte molto combattuta. E d'altra parte, quest'anno c'è questa novità tecnica del cambio di percorso voluto dal tecnico della nazionale azzurra Marino Amadori e alla quale ha aderito pienamente anche il principale organizzatore Marco Borgogni. Ecco ancora i sei protagonisti, il 64 è Samuele Zoccarato, il 67 Rasmus Iversen, entrambi della General Store Botto Lizzardini, il 144 Faresin della Zalfa Euromobile, poi i due atleti della Sackling Team Friuli, il 39 per Davide Bais, il 41 per Orlandi e infine il 107 per il Bresciano Scaroni della Petroli Firenze Opla Maserati. Questi sei atleti mentre alle spalle, e questa è l'immagine eloquente, lo documenta la formazione del team Colpa che all'inseguimento, e infatti siamo ora al di sotto dei 50 secondi per quanto riguarda il margine di vantaggio del sestetto al comando, eh, sta facendo l'andatura proprio eh, in questo momento Andrea Bagioli, lo splendido protagonista vincitore della gara tappe toscana terra di ciclismo l'eroica tra l'altro un primo anno questo Andrea Bagioli che veramente ha iniziato alla grande l'annata 2018 la prima come under 23 con i suoi compagni davanti a scandire il ritmo ed il passo Bagioli seguito appunto da ben tre compagni di squadra e vantaggio che ancora diminuisce ci dice infatti Stefano Fabri ridotto ora a 35. 5 secondi eh, il ritardo del gruppo rispetto ai sei atleti. Siamo nel corso del quinto giro, e poco dopo il settantesimo chilometro. Nel corso del quinto giro Zoccarato aveva un incidente ed era costretto a lasciare i sei di testa, ma il gruppo si avvicinava sempre più a battistrada, condotto principalmente dal team Colpac e praticamente alla fine del quinto giro, dopo circa 80 km, terminava il tentativo iniziato poco dopo il ventesimo chilometro. Nel corso del sesto giro il gruppo rimaneva eh, compatto eh, e ora le immagini invece si riferiscono alla salita di Valcello e alla conclusione. Del settimo giro siamo al chilometro 110, qualche Chilometro fa, dal chilometro 105, avevano allungato Tommaso Campesan della Work Service. Fausto Coppi Gazzera Videa, che ha il numero 141, con il 146 invece Gregorio Ferri della Zalfe Euromobile Desiree Fior, ovvero lo splendido vincitore domenica del Gran Premio Indutte del Marmo a Marina di Carrara. L'Emiliano, che ha ottenuto proprio due giorni fa la prima vittoria stagionale, sta facendo. L'andatura proprio Ferri nei confronti di Campesan, dietro abbiamo un terzetto di inseguitori segnalato in Corradini, Smarzaro e Landi, più indietro ancora Iversen, Fortunato e Nesi, più indietro ancora Romano, Rinaldi e Covili. Questa è la situazione praticamente nella zona di Bivio Gangherete, mentre ora siamo sulla salita di Valcello, e questo in pratica è il terz'ultimo passaggio. Ci Ce ne sarà un altro a conclusione dell'ottavo giro e poi quello finale quando mancherà soltanto un chilometro alla conclusione di questa 68 ⁇ Coppa Cicogna, Gran Premio Ristorante Pirrose, ricordiamo Fabrizio Carnasciali e Enzo Amantini per quanto riguarda gli addetti alla direzione corsa, la giuria con Guidi, Occhini, Simone Lamanda e Magri in Moto, Cambio Ruota, Sede Italia, Tim Orfeo Casolari, abbiamo la presenza anche della Polizia Stradale al seguito, le staffette del gruppo di Arezzo, il servizio informazione curato da Stefano Fabbri e da Arturo Parenti. E vediamo in questo momento Gregorio Ferri il corridore della Zalf Euromobile Desiree Fior che è rimasto eh, da solo al comando, si volta Campesan ha perso qualche metro, mentre la pioggia non dà tregua a questa eh, competizione, infatti eh, aveva diminuito l'intensità, poi è tornata a cadere in maniera abbastanza copiosa ed ora quando la corsa ormai ha raggiunto il 112 chilometro, ne mancano peraltro ancora una cinquantina alla conclusione, continua a piovere. Vediamo questo passaggio proprio da Cicogna, questa località valdarnese, dove nel 1920 nacque questa competizione, giunta come abbiamo detto, alla 68 edizione. Passa Gregorio Ferri e passa in questo momento anche il quartetto degli inseguitori con. Campesan, Corradini, Smarzaro e Landi. Torniamo a vedere eh, intanto ancora Gregorio Ferri che mantiene sempre eh, una trentina di metri di vantaggio nei confronti del quartetto quello formato eh, da Campesan della Work Service Fausto Coppi, Gazzera Videa, da Corradini della Mastro Marco Chianti Sensi, Nibali da Smarzaro della General Store Bottoli e dall'Andi della Petroli Firenze Opla Maserati intanto tra, transitando eh, il gruppo leggermente anticipato, lo avete visto da Iversen, Fortunato Ennesi, ritardo una trentina di secondi. Queste le immagini dalla seconda telecamera è posta sul traguardo di questa Coppa Cicogna, con il passaggio di coloro che sono rimasti in gara, poco più di una cinquantina, mentre siamo già all'uscita in pratica di Cicogna e siamo entrati nell'ottavo e ultimo giro. Intanto Ferri è stato ripreso, dunque, abbiamo ora cinque atleti al comando. Campesan, Ferri, Corradini, Smarzaro e Landi, questi cinque atleti che comandano la gara. Dopo il tentativo nato ad opera di Campesan e di Ferri, il rientro da parte dell'Umbro Corradini, che sta facendo in questo momento l'andatura il giallo-blu della formazione guidata da Gabriele Balducci e gli altri che lo stanno seguendo. Dunque, nuovo tentativo di fuga a continuare con ecco, la serie delle varie fughe che si sono avute in questa corsa a rendere la stessa davvero interessante. Intanto vediamo Nesi, eccolo qua inquadrato, poi c'è Iversen e quindi e arriva anche Romano, Rinaldi, Covili e Fortunato questi sono i sei inseguitori. Dunque la situazione è quando siamo al chilometro 113, cinque atleti al comando, sei inseguitori con un ritardo di una ventina di secondi. Di secondi il gruppo invece accusa 38 secondi. Eh, siamo in questo momento all'uscita in pratica di Bivio Rinuccini. Ora gli atleti eh, torneranno a transitare da Bivio Casalini, poi anche dalla variante di loro Ciuffenna per tornare nuovamente a Cicogna. Quando inizierà l'ultimo giro, il gruppo eccolo inquadrato con un ritardo di 38 secondi. Nel corso dell'ottavo ed ultimo giro proseguiva la fuga del quintetto. Landis, Marzaro, Ferri, Corradini, Campesan, in quanto gli inseguitori non erano stati in grado di rientrare prima del passaggio dall'arrivo. Perdeva contatto Campesan, ripreso da Zoccarato, uscito da solo all'inseguimento e quindi restavano in quattro al comando della gara. Questa è dunque la situazione mentre ci avviciniamo alla salita di Faeto, una salita lunga circa 6 km che porterà a quota 520. 20 metri di altitudine, poi discesa insidiosa. Questo è il passaggio che avviene ancora da Cicogna, conclusione dell'ottavo giro, mancano in pratica ancora 32 km alla conclusione, i quattro rimasti al comando della gara. 104 Landi della Petroli Firenze Pla Maserati, il 65 Smarzaro della General Storbottoli Zardini, il 146 Ferri della Zalfa Euromobil Fior, il 90 Corradini della Mastro Marco Chianti Sensi Nivali. Questa dunque è la situazione alle spalle vengono segnalati Zoccarato e Campesan che ha perso, come abbiamo detto contatto sulla salita di Valcello, hanno un ritardo di una ventina di secondi, più indietro ancora Rinaldi ed il danese hiversen con una eh... Ritardo che è stato comunicato in 30 secondi a 50 secondi il gruppo, quindi gara questa 68esima Coppa Cicogna che entra davvero nel vivo. Ma dobbiamo dire che la pioggia ha sicuramente influito e non poco sui tanti ritiri che si sono avuti, e rendendo la stessa gara ancora più difficile ed impegnativa. E vediamo in questo momento quello che sta avvenendo alle spalle, vediamo ne fatti gli atleti che stanno inseguendo con un ritardo che ormai è di una 45 di secondi, comunque è questo plotoncino dove c'è Iversen, quindi c'è Rinaldi, poi naturalmente altri corridori che vedete in questo momento che hanno un ritardo valutabile in 50 secondi. Questa 68 ⁇ edizione della Coppa Cicogna, Gran Premio Ristorante Pinrose, seguita da vicino anche dal commissario tecnico della Nazionale Azzurra Marino Amadori, eh, si avvicina dunque a quella che è la fase sicuramente più attesa, ma anche alla novità tecnica per quanto riguarda l'edizione 2018 con questo inserimento eh, di questa asperità mentre vediamo che alle spalle si è formato un drappello eh, di inseguitori sono una decina eh, di atleti ma ricordiamo che davanti abbiamo il quartetto il quartetto formato eh, da Landi da Smarzano, Ferri e da Corradini mentre eh, in questo momento andiamo a recuperare proprio la testa della corsa e vediamo in Infatti il quartetto eh, che continua per il momento eh, a comandare questa gara eh, è infatti eh, il corridore Landi che sta facendo l'andatura. Eccolo qua il bolognese. Eh, dietro abbiamo visto Zoccarato da solo eh, che è rimasto ad inseguire, mentre i quattro che stanno avvicinandosi a Bivio Casalini e anche al Bivio eh, per eh, Faeto che praticamente vanno in questo momento eh, a percorrere questa zona e a iniziare la salita. Dunque, iniziano l'asperità di Faeto, siamo esattamente a 27 km dalla conclusione eh, con Landi a fare l'andatura, in seconda posizione Ferri e poi vedete l'atleta della eh, General Store Bottoli Smarzaro e quindi eh, abbiamo anche eh, Corradini, questi i quattro eh, rimasti al comando, ma gli inseguitori si stanno avvicinando, eh, li vedete in fatto Praticamente sono in otto alle spalle e quindi si potrebbe formare un drappello di 12 atleti proprio all'inizio. Gli inseguitori sono Rinaldi, Romano, Scaroni, Borgo Corrad e quindi abbiamo Covi, Fortunato, poi naturalmente anche eh, Iversen. Eh, gli atleti che appunto stanno rientrando eh, mentre vediamo proprio in questo momento il quartetto che continua eh, per adesso a Comandare sempre la gara, ma ormai eh, si affrontano i primi tornanti e alle spalle stanno eh, in, rinvenendo in maniera eh, sempre più decisa eh, gli inseguitori e infatti si forma un drappello di una dozzina di atleti in eh, questo momento, quindi 12 gli atleti al comando eh, della gara quando eh, siamo al primo chilometro eh, della salita verso Montefaeto. Un corradini davvero bravo, molto attivo eh, questo. Oggi il corridore umbro della Mastro Marco Chianti Sensi Nibali guadagna 10 metri. Lo vediamo, lo vediamo molto brillante in questa fase della corsa che si riferisce al primo chilometro e mezzo di questa ascesa. Abbiamo detto 6 chilometri per raggiungere il Gran Premio della Montagna. Bravo anche Rinaldi che vedete con la maglia del team Servelo che in questo momento in seconda posizione, numero 110, e poi naturalmente. Eh, anche gli altri atleti eh, che formano questo drappello eh, di 12 atleti che si è formato eh, sulla testa eh, della gara eh, mentre beh, dunque stanno oh, sempre controllandosi mentre Corradini si volta per vedere eh, cosa succede alle sue spalle si sta frazionando leggermente il gruppo e intanto entra in azione eccolo qua Alessandro Covi numero 1 c'è anche il suo compagno di squadra romano che è sulla ruota, lo vedete in questo momento, eh, poi eh, vediamo anche Scaroni, quindi eh, naturalmente Corradini che è stato appena raggiunto, mentre sempre Alessandro Covi, il vincitore l'anno scorso di questa gara a fare l'andatura, eccolo qua il varesino di Caino che tra l'altro è reduce eh, da uno splendido comportamento eh, nella vuelta eh, spagnola, la gara a tappe. Eh, che si è disputata alla volta di Bibasoa, dove ha ottenuto due vittorie di tappa, ha ottenuto anche un secondo, un secondo posto ed un secondo posto nella classifica finale, quindi un grande eh, Covi che, tra l'altro, in Toscana lo ricordiamo, ha vinto quest'anno la gara a Torre di Fuscecchio, eh, proprio nella seconda giornata di gare della stagione eh, 2018. Intanto hanno perso contatto alcuni atleti, sono rimasti al comando Rinaldi, Romano, Scaroni, Borgo, Corradini, Covi, Fortunato, Iversen e Marzano con Rinaldi che sta facendo in questo momento l'andatura mentre la strada continua a salire. Alle spalle del gruppetto che vediamo in quadrato eh, viaggiano coloro che hanno perso contatto da qualche istante mentre il distacco degli ulteriori inseguitori è di oltre un minuto. Attenzione perché ora è Francesco Romano, eccolo qua il siciliano che l'anno scorso vinse la gara di Penna e proprio su questa salita lanciò il suo attacco. Ora si porta decisamente all'attacco Francesco Romano, lo vedete in quadrato in questo momento comunque su di lui sta rinvenendo eh, come sempre molto bravo anche eh, Fortunato poi anche eh, gli altri che eh, naturalmente seguono eh, da vicino eh, questa azione che c'è stata da parte di Romano che comunque è rientrata attenzione perché eh, nuovamente il team Colpac si rende protagonista eh, con Alessandro Covi che allunga eh, Corradini eh, sulla testa del protagonista di servitori ma è Alessandro Covi che sembra fare la differenza in questa fase, vedete eh, la sua andatura veramente notevole, eh, possente, poderoso questo allungo da parte di Covi, in pratica il team Colpa che prima ha cercato la carta con Francesco Romano, la carta eh, del tentativo solitario, ora lo affida ad Alessandro Covi che naturalmente è in grandi condizioni di forma e lo sta dimostrando questo ventenne l'anno scorso al debutto negli under 23, ottenne proprio la prima vittoria. Eh, nella categoria degli under 23, qui nella gara di Cicogna, eh, ci riprova a fare il bis. Nella storia di questa corsa, soltanto altri due atleti han, sono riusciti a vincere per due volte consecutive questa manifestazione. Ora ci proverà sicuramente Alessandro Covi. Alle spalle eh, stanno arrivando gli inseguitori. Bravissimo ancora una volta eh, Rinaldi, poi la coppia Scaroni-Fortunato per quanto riguarda la Petroli. Eh, Firenze, eh, c'è anche Iversen. Lo vedete, si alza sui pedali. C'è anche il suo compagno di squadra. Smarzano, c'è eh, Corradini. Eh, sono gli atleti che cercano o, o cercheranno di organizzare l'inseguimento: Corradini, Smarzano, Iversen. Questo è il terzetto. Mentre invece, per quanto riguarda eh, eh, più avanti, troviamo con il numero di gara 105. Fortunato, avanti a lui, il suo compagno di squadra quadra Scaroni, poi avanti ancora Rinaldi, c'è Francesco Romano eh, in questo momento e poi vediamo eh, con il numero di gara 66 Borgo, il corridore della General Store Bottoli, che ha cercato di replicare all'azione. Intanto si arriva a Casamona che è l'ultima località prima del Gran Premio della Montagna di Faeto e continua ad aumentare, continua l'azione veramente irresistibile almeno al momento di Alessandro Co. Un atleta che è nato in Piemonte, è nato a Borgo Manero, ma che abita a Caino, in provincia di Varese. Lo vediamo. Si volta per controllare la situazione mentre ormai arriva al GPM. Gran Premio della Montagna di Faeto. Lo avete visto il momento in cui Alessandro Covi ha tagliato la linea bianca che segnalava appunto il GPM. Passa ora in seconda posizione. Corradini, il ritardo 17 secondi. Ritardo 17 secondi. Poi Romano, quindi è passato Rinaldi, poi è passato Scaroni e quindi Borgo. Questi gli atleti che sono transitati alle spalle dello scatenato Covi che torniamo nuovamente ad inquadrare in questo finale straordinario, almeno per il momento per l'atleta Varesino che ha preso l'iniziativa quando mancavano in pratica 22 km alla conclusione e in questo finale sta resistendo in maniera davvero brillante all'inseguimento eh, di coloro che si trovano alle sue spalle eh, e che sono, lo ricordiamo, eh, sono Corradini, c'era eh, Rinaldi, poi Borgo, Scaroni, Romano, Ivers, eh, Smarzano e Fortunato, questi eh, gli otto atleti alle spalle eh, del solitario Battistrada che sta percorrendo la strada che lo porta in Valdascione ad affrontare poi l'ultima difficoltà, quella del Valcello, ma saremo allora al triangolo rosso dell'ultimo chilometro, è un'azione ancora possente. Guidato quest'oggi da Antonio Bevilacqua, il corridore del team Colpac, cerca il quarto successo stagionale. Eh, lo abbiamo detto dopo la gara di torre e le due tappe in Spagna, eh, nella Vuelta Bibasoa, dove è stato davvero impressionante il suo finale perché aveva iniziato in sordina quella gara a tappe, poi eh, nelle ultime giornate. Le due vittorie, un secondo di tappa e quindi il secondo nella classifica generale. Ed ecco il Protoncino invece alle spalle, il Protoncino che è condotto da Borgo e poi c'è Francesco Romano che naturalmente cerca di frenare, di coprire la rincorsa, poi arriva Fortunato, questo è Rinaldi eh, con la maglia del team Sevelò, poi arriva, eh, lo vedete in questo momento anche Iversan, arriva anche Scaroni, eh, sono gli atleti che eh, si trovano alle spalle. Poi c'è Corradini e poi arriva anche Smarzano con il numero 65. Dunque confermati gli otto inseguitori, Smarzano, Fortunato, Iversen, Romano, Scaroni, Borgo, Rinaldi e Corradini. Hanno attualmente un ritardo di 35 secondi rispetto allo scatenato Covi, il quale ormai è vicino al cartello dei 5 km alla conclusione, mentre il Plotoncino cerca disperatamente di Avvicinarsi, qui ci sono ben tre atleti della genera Storbottoli. C'è un tandem per quanto riguarda la Petroli Firenze o Plan Maserati. Naturalmente, queste due squadre sono chiamate all'inseguimento. Eccolo il danese Iversen. Eh, sei vittorie ottenute in queste ultime settimane di attività. Ora si porta anche Corradini a fare l'andatura con la maglia giallo-blu. Eh, poi c'è anche Rinaldi che sta scalando per effettuare il proprio turno. Eh, certo. Il drappello degli inseguitori non si è ancora arreso, cerca disperatamente di avvicinare Alessandro Covi, il quale sta comunque viaggiando davvero forte, sta compiendo un'altra impresa e già in questo momento in Valdascione sotto la pioggia che torna battente in questo finale ma che in pratica non ha mai lasciato i corridori durante questa competizione. Una pioggia che ha reso difficile la gara, mentre ormai quando siamo al limite delle quattro ore di gara Alessandro Covi si avvicina al triangolo rosso dell'ultimo chilometro e all'ultima difficoltà, eccola in questo momento la salita del Valcello il tratto inizia qui, 800 metri che portano praticamente all'ingresso in questa località del Valdarno nel comune di Terranova Bracciolini che ha ospitato questo tradizionale appuntamento con grande soddisfazione da parte di Marco Borgò non tanto per il numero degli atleti, 124 coloro che hanno preso il via, ma soprattutto per la qualità. E questo atleta che sta onorando eh, la gara ma al tempo stesso sta effettuando davvero una nuova splendida impresa già da 20 km solitario al comando, lo avete visto, è partito a 2 km dal Gran Premio della Montagna eh, di eh, Faeto, mentre passa la macchina del cambio ruota in questo finale dietro Ivan. Ha provato da solo ad uscire dal protoncino degli otto per cercare di avvicinare lo scatenato battistrada ma nulla da fare al momento, hanno diminuito leggermente il ritardo infatti vengono segnalati ad una trentina di secondi, massimo vantaggio per Covi è stato di 38 secondi ma ormai manca praticamente l'ultimo chilometro alla concludere questa fatica e lo vedete Alessandro Covi sta effettuando le ultime decine di metri su questa salita del Valcello seguita, eh, seguito dalla moto in formazione di Stefano Fabbri, un Alessandro Covi che si merita sicuramente di fare il bis sul traguardo di eh, Cicogna, bis in maniera consecutiva dopo la vittoria dello scorso anno al termine eh, di una splendida prova. Ormai la fatica eh, dell'ultimo tratto in salita è stata eh, superata ed eccolo eh, il corridore del team Colpa che vedete già inizia. Eh, a festeggiare questo suo successo, naturalmente atteso dagli sportivi che, nonostante eh, la giornata davvero di stampo autunnale, in tanti, e nonostante la stessa giornata feriale, hanno eh, invaso praticamente la piccola località Valdarnese per assistere alla competizione. Lo vedrete tra alcuni istanti quando entrerà, in dirittura d'arrivo. Eccolo qua, Alessandro Covi va a cogliere il successo. Lo vediamo anche dalla telecamera fissa sul traguardo. Alessandro. Covi per distacco, seconda vittoria eh in questa gara dopo il 2017, quarta vittoria stagionale per lui, la terza nel giro di una settimana, davvero un grandissimo eh Alessandro Covi del team Colpa che alle spalle intanto stanno per sopraggiungere gli inseguitori con Corradini la maglia della Mastro Marco che antisensi Nibali, infatti è riuscito leggermente ad avvantaggiarsi ed è Corradini, il corridore Umbro che va a conquistare il secondo posto a 42 secondi, terzo invece è Romano, compagno di squadra di Covi, questo è il podio, poi avete visto Scaroni, Rinaldi, è arrivato anche Iversen a 48 secondi, poi Fortunato subito dopo a 51, Borgo a 53 secondi e infine Smarzano con un ritardo di un minuto. Questo dunque è l'ordine d'arrivo, Covi, Corradini, Romano, Scaroni, Rinaldi, Iversen, Fortunato, Borgo, Smarzano, i primi nove di questa 68 edizione della Coppa Cicogna. Quarta vittoria stagionale per Alessandro Covi, la terza nel giro di pochissimi giorni dopo le due tappe in Spagna. Sì, diciamo che sono andato in Spagna e che già stavo molto bene. In Spagna l'ho dimostrato, ho conquistato il secondo posto e dopo due primi, arrivavo qua, che era una gara che ci tenevo tantissimo per motivi che tutti sanno. Lo scorso anno ho vinto qua la mia prima gara da under. Volevo ripetermi a tutti i costi, avevo la condizione giusta per ripetermi, ho dato tutto per questa gara e ce l'ho fatta. Sei partito quando mancavano più di 20 km alla traguarda, hai vinto il Gran Premio della Montagna. Eh, hai temuto nel finale? Ma eh, quando mi hanno detto che ho 40 secondi, dopo altri 5-6 km mi hanno detto che ottenevo lo stesso vantaggio, io arrivo dall'ultima vittoria, l'ho fatta 50 km in fuga, quindi sapevo che se continuavo con quel ritmo lì riuscivo a arrivare. Alessandro, il giro d'Italia under 23 non è lontano? Non è lontano e mi sa che ci sta arrivando con la forma giusta. Grazie, complimenti. Eh, Michele Corradini, eh, cosa è successo alle spalle quando eh, è partito Covid? In salita non c'è stato molto accordo, eravamo tutti al gancio. Tranne diciamo, anche Romano che era un po' più fresco, però copriva il, il, il suo compagno. E fa, in cima sono scollinato secondo. E ho provato in discesa allungare perché non nascondo che in discesa vado giù bene. E quindi l'avevamo detto anche in tattica con Gabriele: di provare in discesa. Eh, mi hanno ripreso lì quasi in fondo dove la strada era un po' più pianeggiante. Poi sono rientrati Iversen uh, e altri. Che e però c'era accordo, scattavano e quindi i Covi andava tranquillamente all'arrivo poi imboccato lo strappo della cicogna ho sentito che comunque le gambe anche con questa giornata di pioggia erano abbastanza buone, ho tenuto fino, fino in cima allo strappo poi ho controllato, ero dietro, sono partito a 200 metri e nessuno mi è riuscito a fiancare. Francesco Romano ha completato il nuovo trionfo del Team Colpa che con il terzo posto per lui queste zone sono sempre felici, ricordiamo le vittorie di San Leolino, ma anche della Penna. Anno fa Francesco eh, un grande Covi, ma contento di questo terzo posto. Sì, sì, contento, sì, perché alla fine è arrivato il mio compagno, se era un altro ero un po' dispiaciuto, però sono molto contento e niente, mi godo il mio terzo posto e... Poi non era neanche facile con una giornata così dura, e già arrivare nei tre è buono. E' di colpa che è ancora grande protagonista. Eh, sì, sì, noi ce la mettiamo tutta, c'è cioè quando ci va male, c'è cioè quando ci va bene. Siamo con Marco Borgogni, direttore dell'organizzazione, un'altra grande edizione, un vincitore che eh, si è permesso il lusso di fare il bis su questo eh, traguardo, un ordine d'arrivo davvero nobile. Sì, è stata una gran bella gara, molto combattuta e anche per via delle condizioni atmosferiche, però. Devo dire che il livello tecnico è stato veramente alto, era la cosa che a noi interessava in particolar modo. Senti, e questa novità del percorso con l'inserimento della salita di Faeto, eh, così a caldo eh, ti ritieni soddisfatto? Io mi ritengo soddisfatto, anche perché è stata una salita e non ha fatto una selezione mh, massiccia è uh, partito il vincitore che poi ha preso il vantaggio che ha um, tenuto fino alla fine però non è che abbia fatto quella grandissima selezione come si pensa l'unica cosa che è mancata la giornata un po' migliore rispetto alla pioggia che ha accompagnato dall'inizio alla fine i corridori capita anche questo ogni tanto ogni 10-15 anni ci capita una giornata così ma Penso che lo spettacolo non sia mancato ugualmente. Marco, a proposito di anni, sono ormai 22 anni che un toscano toscano verace, non vince più qui a Cicogni. Abbiamo perso il conto. Questa, questa purtroppo è una cosa a cui io non posso rispondere direttamente. Perché eh, come si vede, questa è una gara ambita sia dalle squadre toscane. Sia dalle squadre extra-regionali e si presentano sempre gli uomini migliori, e quindi, poi, alla fine, oggi è stata veramente la legge del più forte. Grazie e complimenti, grazie a voi. Bene, grazie a Marco Borgogni, concludiamo con l'ordine d'arrivo. Dunque ha vinto Alessandro Covi, quarta vittoria stagionale per l'atleta Varesino del team Colpac. Secondo posto per Corradini a 35 secondi, terzo Romano, quarto Scarroni, quinto Rinaldi, sesto Iversen, settimo Fortunato, ottavo Borgo, nono Smarzano e decimo Zoccarato. Ed è tutto da Cicogna. Grazie per averci seguito a tutti, buon proseguimento di serata.